poi ti accorgi che nel burrito di Elena c'è la Elena vera. C'è una persona delicata e non questa personalità così forte che fai vedere al primo impatto. Elena, svegliati. Hai superato brillantemente la prova. Grazie mille. Ciao, sono Elena, vengo da Lido Adriano in provincia di Ravenna e faccio la casalinga. Il mio soprannome è Tempesta, come quella degli Avenger. Il mio segno zodiacale è il segno dei gemelli. Sì, i pianeti dicevano che sarei entrata in... No, che sarei entrata, che comunque è un bel periodo per il segno dei gemelli, per cui, cioè, poi se era Masterchef, meglio, cioè. Comunque ce l'ho fatta, per cui ci hanno azzeccato. Ai Live Cooking ho provato un'emozione enorme, stratosferica, gigantesca, cioè tipo che credo che dopo la nascita di mio figlio sia stata la cosa più emotiva, la botta di emozioni più grande che ho avuto. Ho portato un piatto di ravioli che doveva essere fatto in tutt'altra maniera, però in qualche modo me la sono sgavagnata, come si dice in Romagna, e ce l'ho fatta, un piatto di ravioli di pesce. Il chef Cannavacciuolo mi ha detto di no perché ho fatto un brodo che era veramente orripilante. Mi vergogno di me stessa, cioè mi cospargo il capo di cenere, era orrendo. Non temo nessun giudice, cioè sono tutti bravi, sono dalla loro parte, io sono dalla parte opposta, per cui posso solo che imparare. La mia passione per la cucina è nata da quando ero piccola, perché cucinavo a casa da sola, quando ero sempre da sola perché i miei lavoravano. Per cui cucinavo. Il mio più grande fan sono i miei due amici, Riccardo e Cristina, che sono quelli che mi sostengono culinariamente di più. Mi piacerebbe cucinare per chef barbieri, perché a me mi piace, cioè proprio a me meno si dice, ma mi piace. Il mio pregio è che sono sempre sincera, sono onesta e dico sempre le cose come le devo, cioè forse troppo. Un mio difetto è che sono emotivissima. Che non so se è un pregio o un difetto, per me è un difetto. Sono venuta a Masterchef perché vorrei vincere essenzialmente, voglio una rivincita su tutti quelli che non credono in me. Elena, tieni duro che tu ce la puoi e ce la devi fare. Non so se sarò io a vincere Masterchef, ma so che ce la metterò tutta e anche più di tutta. Vai!